You had a plenty of money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Oggi siamo con qui alla Tenda Experience con Saverio Palatella e Umberto Chiodi. Con grande piacere ho ospitato durante questo nostro percorso Saverio, perché con lui collaboriamo veramente da tantissimi anni. Ho una grandissima stima di lui e del suo lavoro. Nello stesso tempo, grazie a lui, ho conosciuto Umberto Chiodi, che ha fatto delle opere veramente uniche, direi una vetrina speciale. L'idea di fondo di Saverio Palatella è proprio quella del capo Been Perfect, è il suo tema, quindi il capo non finito, quindi l'idea di costruire quasi la maglia su misura, rispettando quelle che sono le imperfezioni delle donne o le bellezze delle donne, la possibilità quindi di costruire un capo ad hoc. La collezione è stata studiata come una capsule dedicata al progetto, alla tenda. In questo caso io ho cercato con questo progetto di imperfezione di dare al cliente un approccio diverso, una visione diversa a quello che lo indossa, perché molte volte siamo abituati a vedere tutto fatto e non sappiamo dietro qual è il lavoro. Sono delle maglie non finite in parte, per poter dare la possibilità al cliente, alla persona che le acquisterà, di poterla finire a suo piacimento, a suo gradimento, ma di una dimensione etico-sociale, non soltanto estetica. Per cui noi vogliamo farle vedere come in parte si fa un prodotto. Certo, non possiamo portargli tutti gli strumenti, però almeno dare una coscienza diversa del consumo e dell'arte del saper fare. La materia che io uso sempre di lezione è il cashmere, quindi abbiamo un cashmere bouclet. Poi questa materia pregiata viene a volte diciamo abbinata anche a delle frange di pelle o di camoscio, sia nei bordi del fondo che negli scolli, per impreziosire alcune parti. Le opere che presento sono tre collage su plexiglass che ho realizzato in collaborazione con l'Atelier Palatella, e si tratta di tre opere in cui i capi di Saverio Palatella entrano nel lavoro confondendosi con i materiali che ho usato, diventando idealmente come dei corpi che vengono blanditi e aggrediti da forme astratte che ricordano la natura e le forme industriali. Palatella ha conosciuto il mio lavoro attraverso due mostre che ho realizzato nel 2015 a Berlino e a Milano, e le opere da lui visionate erano proprio dei collage simili a questi, dove ho utilizzato carte di recupero, carte geografiche, carte realizzate da me stesso con il colore a olio e tratti a china. Il negozio è stato disegnato, progettato da me. La mia concezione, diciamo, di architettura, ma soprattutto di design, appunto, sono specializzato in interior design. Io utilizzo materiali apparentemente anche poveri, la capacità appunto di saperli appunto unire con dei materiali anche pregiati, quindi come in questo caso, magari nel caso appunto della tenda, l'utilizzo di materiali tipo lo stucco veneziano a contrasto appunto con pareta cemento, piuttosto che dei materiali più naturali possibili come il legno. E diciamo che tutti hanno uno spirito appunto abbastanza minimale, dove però appunto la cosa molto importante che io reputo alla base, almeno il 50-60% di tutte le progettazioni che faccio, sono le luci, per esprimere al meglio sia le mie linee, diciamo, di architetturali, e anche e soprattutto i capi, nonché i colori stessi del negozio. La cosa interessante, abbiamo voluto fare questo allargamento, diciamo continuazione del negozio, con l'utilizzo di questo Dior, pensato, ideato insieme a Paola Lenti. For you I want.
trovo qui a festeggiare questa serie di eventi che la Tenda Experience ha dedicato alla nostra associazione, che ospita gratuitamente bambini affetti da patologie gravi e croniche dai 6 ai 17 anni. Sono in corso le nostre settimane di vacanza, completamente gratuite per le famiglie e per i bambini. In particolare questa settimana ci sarà un nuovo capo all'asta che è incompiuto, un po' come le opere che spesso sono prodotte al camp, quindi siamo molto contenti anche di partecipare a questa idea di finire, no? Qualche cosa che magari inizia stasera e poi può continuare a seconda di quello che il donatore vorrà fare.